da Wii a Pokémon Soul Silver. In questa parte andremo da Mr. Pokémon, ce la facciamo, e cerchiamo di battere anche il rivale. Iniziamo. Abbiamo sconfitto un 8-8. Ora andiamo avanti per il percorso 39. Ok, siamo arrivati a Pescopoli e incontriamo un signore che camminerà molto veloce perché ha le scarpe da corsa e ci spiegherà un po' come funziona il gioco, cosa sono i vari edifici. Se invece ha parlato del Pokémon Market e del centro Pokémon, il percorso 30, da dove saranno le prime rotte. Beh, qui c'è il mare, ce ne porta proprio. Ora, arrivati davanti a casa sua, ci darà le scarpe da corsa, molto importanti perché ci permetterà, diciamo, di correre più veloce, di muoverci più velocemente. Quindi le attiviamo e come vedete siamo molto veloci. Quindi mentre ci dirigiamo verso il percorso 30, vedremo questo nuovo signore, ora non mi ricordo il nome, che ci dà la scheda mappa. Ok, verso il percorso 30 andiamo alla casa di Mr. Pokémon. Ricordiamo che chi vuole un 8-8 lo può catturare solo di notte in questi percorsi. Ora, questo signore ci darà il cestino gicocche, dove possiamo raccogliere gicocche dagli alberi. Infatti raccogliamo la prima gicocca, è la gicocca verde. Quindi ora andiamo avanti. Ecco, questa qua è la via per la casa di Mr. Pokémon. Ancora una tot. E noi scappiamo. Ecco, siamo arrivati alla casa di Mr. Pokémon, che diciamo ci parlerà e poi curerà i nostri Pokémon. E ci darà questo uomo misterioso, che poi più avanti consegneremo al professor Elm. Ora, quest'altra persona, questa, è il professor Oak. Che si avvicinerà a noi. E diciamo ci parlerà di noi, diciamo che il professore ci ha parlato a lui e vedrà se diciamo siamo dei buoni allenatori. E ci consegnerà il Pokédex. Il Pokédex funziona in questo modo. I dati si aggiungono automaticamente quando catturi un Pokémon o lo vedi. Infatti, se non sbaglio, alla fine di questo gioco il professor Elm ci chiederà qualcosa, no? Adesso non mi ricordo. Comunque, ci consegnerà il Pokédex e dice che andrà a Fiordoripoli e ci consegnerà il suo numero di Pokégear.
alla casa vedremo la chiamata del professore. Quindi ora ci apprestiamo a battere il nostro rivale. Siamo quasi arrivati a Fior dei Scopoli. Allora, per la lotta contro il rivale vi consiglio di allenare il vostro Pokémon al livello 8 o al livello 10 come ce l'ho io, che rende la battaglia un po' più facile, anche perché allenare i Pokémon all'inizio è molto più semplice. Ecco il nostro rivale, che ci dà che anche lui ha preso il Pokémon al laboratorio, naturalmente l'ha rubato. Quindi iniziamo la lotta. Ok. Naturalmente il nostro rivale sarà sempre avvantaggiato. Se noi scegliamo Totile, lui Cicorita, se scegliamo qui Lava, lui Totodile. E se scegliamo Cicorita lui Cyndaquil, no. Comunque usiamo tre fulmi sguardi in modo da abbassare la difesa. E ora Graffio. Un altro Graffio lo mandiamo KO. Sono 7 punti esperienza. Ora ha battuto il rivale, sbaglierà a direzione e se ne andrà. Bene ragazzi, anche questa parte del Pokémon Anima d'Argento è finita, spero vi sia piaciuta, commentate, votate, iscrivetevi. Alla prossima, ciao!